eccoci qua con questa diretta special dalla mia pagina Facebook. Ho deciso di fare questo video così in diretta dalla pagina per permettere alle persone che ancora non conoscono il gruppo Facebook dove faccio le lezioni di poter capire che cosa succede. Allora, naturalmente io sto facendo delle lezioni all'aperto, in vari posti, a seconda di dove trovo dove mi danno la possibilità. Però continuo comunque a mantenere il canale aperto per le persone che per varie ragioni non possono né partecipare alle lezioni all'aperto né diciamo fare attività in altri modi. Quindi sono a vostra disposizione con questi video. Inizieremo oggi la lezione con questo simpatico elastichetto che ho qui in mano. Quindi non ci servirà da subito, adesso se non avete un elastico come questo rotondo, potete avere una banda elastica, annodarla. O comunque fare la lezione anche senza l'elastico, quindi a corpo libero. L'elastico diciamo che ci dà un'attivazione in più a livello muscolare, quindi andiamo a sollecitare i muscoli delle gambe in maniera un pochino più pronta, anche se poi lo possiamo anche utilizzare per le braccia, quindi andremo a fare anche dei piccoli esercizi per l'attivazione delle braccia e delle spalle. Per ora quindi l'elastico non ci serve, c'è il mio gatto là dietro che mi sta guardando, vorrebbe aprire la finestra ma non posso andare, quindi magari troverà un altro modo per passare. Non piace, no. Oggi c'è una giornata ventosissima, fastidiosa e neanche il mio gatto non ha vento, preferisce stare all'interno, magari fa il giro. Ok, adesso quindi noi ci prepariamo l'elastico, lo lasciate da una parte, il cuscino da una parte, l'asciugamano dall'altra e andiamo a mettere le mani all'altezza delle creste iliache. Portiamo il peso del corpo leggermente avanti e leggermente indietro, andando ad ascoltare gli appoggi dei nostri piedi. E quindi ci portiamo sui metatarsi, sulle dita, sui talloni. Piano piano riduciamo questo movimento, lo facciamo sempre più piccolo fino a quando portiamo l'attenzione all'appoggio e facciamo delle piccole flessioni e delle estensioni. Quindi andando a spingere bene i piedi alla terra, cerchiamo questa forza che ci genera la spinta per l'estensione delle ginocchia e delle gambe. Continuiamo su questa dinamica, andando a flettere e a stendere, e piano piano andiamo a ruotare le spalle, quindi andiamo a mobilizzare le spalle. Ruoto e ritorno, inspiro ed espiro, mobilizzo le spalle e allo stesso tempo la spinta. Ok, adesso invece porto su i palmi delle mani quando vado a flettere le gambe e le braccia vanno indietro quando ritorno dritta con la schiena. Quindi giù e su e giù e su, mantengo la mia posizione qua. Apro le braccia, chiudo le braccia e discendo. Step, apro le braccia, chiudo le braccia e ritorno. Braccia avanti, le apro, le chiudo e ritorno. Braccia avanti, le apro, le chiudo e ritorno. Braccia avanti, apro, chiudo e ritorno. Braccia avanti, apro, chiudo e ritorno. Ora stendo le gambe, ma sollevo anche le braccia. Rientro, vado ad inspirare, mi allungo bene verso l'alto, espirando torno, inspirando mi allungo, fuori l'aria, inspiro mi allungo, fuori l'aria, mantengo la posizione, inclino il busto lateralmente nell'inspiro, espirando ritorno con le braccia al centro, inspiro inclino, espiro torno al centro, inspiro inclino, espiro torno, inspiro ed espiro, pensate ad allungarvi verso l'alto piuttosto che a chiudere il fianco. Inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. Vai adesso con entrambe le braccia su, stendi, 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 prendi il polso in questo caso e vai a allungare nello stesso tempo, piega un po' le ginocchia facendo sì che il peso del tuo corpo vada verso il basso e il braccio spinga lontano. Rientra al centro, ruota le spalle, riporta le braccia verso l'alto, prendi l'altro polso, fletti un pochino le ginocchia, fai in modo che la gravità ti porti alla terra, ma nello stesso tempo il busto voglia salire verso l'alto. Rientra nella posizione iniziale e scivola con le mani sulle cosce, spingendo bene il bacino posteriormente. Quindi cerca di mantenere bene il coccige e spinge in fondo, massaggia la muscolatura delle cosce. Ti fermi ora in posizione ed espirando, guarda l'ombelico, inspirando, apri fuori l'aria. Cerca di far collaborare anche il tratto cervicale, quindi arrotondando bene la colonna, espirando, inspirando, espirando,
Inspirando, espirando e ispirando. continua a scendere verso il basso se ce la fai. Da qui punta i polpastrelli, stacchi leggermente i talloni e li appoggi. Li stacchi, li appoggi, stacchi e li appoggi, stacchi, riappoggi, stacchi, riappoggi, stacchi e riappoggi. E lentamente adesso srotola la colonna, ispirando, ti riporti verso l'alto. Apri le spalle, apri il petto, apri il torace. Espandi il petto e poi riscendi con le braccia. Bene, ora da questa posizione qua andiamo a portare l'attenzione sulla gamba sinistra e facciamo questi movimenti di apertura e chiusura dell'anca. Attenzione però, non muovere il resto del busto. Quindi fate perno sulla gamba, apro, chiudo, apro e girate, creando un movimento, diciamo, un pochino più rotondo. Ok. Facciamone 4 da una parte e 4 dalla parte opposta. Mantenendo così la gamba, facciamo delle oscillazioni, cerchiamo di trovarci in equilibrio. Ok, facciamo andare proprio la gamba morbida qua. 3, 2, 1 e riappoggiamo la gamba. Facciamo dei cerchi, appoggio, ruoto, appoggio, ruoto, appoggio, ruoto, appoggio, riappoggio. Bene, tutte e due le gambe, fai dei piramidi. Porta bene le braccia in avanti, scendi un po' di più rispetto alla fase di riscaldamento. Sentirai che la gamba che si è mossa è molto più disposta al movimento e torni su. Facciamo adesso di nuovo con l'altra gamba l'apertura, la chiusura dell'anca, un po' come una ballerina, no? Che apre l'anca, chiude l'anca, apro l'anca, chiudo l'anca, apro. E adesso faccio dei movimenti circolari, ok? Faccio come perno l'alluce. Giro anche dalla parte opposta, 4, 3. 2, attenzione, apro e riappoggio, 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 apro, oscillo con la gamba. Quello che riuscite, poi naturalmente potete fare anche finta di avere due pareti qua, di far dondolare la vostra gamba, la vostra anca. Ok, e ci fermiamo, riallineiamo bene le gambe, controlliamo gli allineamenti e facciamo nuovamente dei piegamenti. Spingendo bene il bacino, inspirando, espirando. Ok, da qui un attimino, qui andiamo a riproporre il movimento della colonna, espirando, inspirando e di nuovo riandiamo a sciogliere e ritornare su. Il mio obiettivo oggi è farvi capire durante la lezione cosa cambia quando io ho l'elastico, quindi adesso me lo metto qua pronto all'uso, ok? E cosa cambia quando invece non ho l'elastico? Quindi facciamo un esercizio ora dove andremo poi a rifarlo, a riproporlo con l'elastico, con la banda attiva. Quindi mi porto in posizione, vado a spostare il peso del corpo su una gamba, piede a martello, cercando di non riappoggiare, non salite eccessivamente, no? Ascoltate cosa sentite a livello del gluteo, quindi la sensazione di movimento del muscolo laterale della coscia, della fascia lata e della parte alta del gluteo. Quindi apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro e mantengo la posizione. Faccio delle piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e ritorno al centro. Metto l'elastico, ok? Quindi ci infilo le gambe dentro, l'elastico lo vado a posizionare sulle caviglie e faccio la stessa identica cosa con l'elastico e ascolto che sensazione è. Quindi mi porto nuovamente il peso del corpo su un lato e vado ad aprire. Mi rendo subito conto che posso aprire meno perché l'elastico mi fa da blocco, quindi apro, chiudo, spingo e naturalmente sento più fatica, no? Quindi spingo, apro, spingo. Anche l'altra gamba sento che si affatica di più. Apro, se serve poggio, se ce la faccio mantengo sollevato. Apro, chiudo e faccio 8 molleggi. Vi consiglio di aprire le braccia, di tenere il collo lungo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Riappoggio entrambe le gambe e fai dei piegamenti. E 1 e su. E 2 e su. E 3 e su. E 4. Ok. Adesso togliamo l'elastico da quell'altra gamba, possiamo anche già lasciarlo lì, tanto non ci disturba, e rifacciamo il movimento della gamba opposta senza l'elastico.
Se avete il gatto a fianco, magari dovete chiedere il permesso di poter fare l'esercizio. Scusi, ci si sposta un po'? Ok, va bene. E andiamo a aprire e a chiudere. Apro e chiudo. Non sollevate eccessivamente la vostra gamba, mantenete la colonna bella dritta, non rovesciatevi. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, piccole piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Rimettiamo l'elastico. Ok, spostate il gatto, ok, se lo avete davanti, e infilate le gambe dentro l'elastico. Naturalmente dobbiamo fare la stessa cosa dalla parte opposta con l'elastico, quindi radico la gamba alla terra, prendo la posizione, apro e chiudo, apro e chiudo. Attenti a non spingervi troppo in là, ok? Apro, chiudo. Se ce la fate, tenete la gamba sollevata, altrimenti la appoggiate alla terra. Apro, chiudo, spingo. Naturalmente ci vuole grande, più forza, ok? Apro, piccole spinte, aia! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un attentato all'insegnante. Vattene! Antipatica. Ok, togliamo l'elastico. C'hai i denti veri, e anche le unghie vere. E poggiamo un attimo l'elastico da una parte. Ok. Rientrando in questa posizione, adesso io rifaccio un altro esercizio che poi andremo a fare con l'elastico per percepirne la differenza. Che sensazione sarà? Se io voglio andare da questa posizione, porto leggermente la gamba indietro, in leggera posizione, e vado a fare delle leggere spinte dietro. Se metto la mano sul gluteo, mi accorgo subito come la forma del mio muscolo cambia quando c'è la contrazione e quando non c'è. Quindi, se volete, flettete leggermente la gamba anteriore, quella in appoggio. Vado, spingo, ritorno, spingo, ritorno, spingo, torno, spingo, attivo la mia posizione, apro bene il petto, stendo le braccia e faccio delle piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, anche qui lo sento la contrazione. Ma cosa cambia se lo faccio con l'elastico? Quindi prendo l'elastico, infilo le gambe all'interno e vado a posizionarmi nello stesso modo. Quindi porto leggermente il peso del corpo in avanti, fletto leggermente la gamba anteriore, mantengo la posizione e parto con l'elastico. Mi accorgo subito della differenza, sostanziale. Quindi devo coinvolgere più fibre muscolari per poter fare lo stesso movimento. Spingo e ritorno, spingo, torno, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, piccole piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e però adesso io continuo su questa dinamica, mantengo la mia posizione, mi porto sulle punte e riappoggio, mi porto sulle punte e riappoggio, sulle punte. Il fatto che ci sia l'elastico che tira sia nella gamba anteriore che nella gamba posteriore vi crea un assestamento e un pochino più di stabilità. Ok, mantenendovi sulle punte dei piedi, andate a fare dei piccoli affondi. Uno e su, ma piccoli piccoli. Due, aprite bene le dita dei piedi. Giù e su, giù e su, giù e su. Inspiro, espiro. Scendo, salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo. Ok, e ritorno. Naturalmente faccio l'altra parte, quindi io tolgo l'elastico perché sennò non ho la possibilità di muovermi in maniera uguale. Quindi passo al movimento con una leggera flessione del ginocchio anteriore. Il corpo è leggermente in diagonale. E vado a eseguire il movimento posteriore di spinta, no? Quello che ho fatto prima. Se poggio la mano, mi accorgo della contrazione proprio del muscolo. Mi tiro, ritorno. I glutei attivi sono molto importanti sia per il camminare, ma soprattutto perché stabilizzano la forza anche della colonna. Spingo, ma stabilizzano il bacino, quindi danno
sostegno nel centro. Quindi spingo e ritorno, spingo e ritorno, spingo. Posso farlo con la gamba morbida, appoggiando anche il piede, ok? Come volete voi. E faccio delle piccole spinte, adesso cercando di stare in equilibrio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lasciamo così. Prendiamo l'elastico e lo rifacciamo con l'elastico dalla parte opposta. Quindi infilo le gambe e vi accorgerete subito che c'è una bella differenza. E facciamo un bel passo, ok? Porto, radico bene la gamba anteriore, freddo leggermente il ginocchio, mantengo la mia posizione e vado ad espirare ed inspirare. Quindi spingo e torno, spingo e torno. Quindi devo cercare di, nello stesso tempo, di controllare, di non muovere la schiena, di muovere solo la gamba posteriore. Spingo, torno, spingo, torno, spingo, torno, spingo, ancora, spingo, torno. Torno e faccio delle piccole spinte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Poggio il piede posteriore. Addrizzo la colonna. Mi porto sulle punte dei piedi. Distribuisco il peso sia sul piede anteriore che quello posteriore ed eseguo delle piccolissime affondi. Piego leggermente. Quindi piego, estendo. Piego, estendo. Piego, stendo. Piego, stendo, giù e su, ancora, scendo, stendo, scendo, stendo, scendo, stendo, scendo. Ne faccio ancora due, faccio l'ultimo, ok, e poi con calma mi riporto in posizione e mi metto di fronte a voi. Sollevo l'elastico, lo porto sopra la linea delle ginocchia, mantenendo quella posizione. Vado ad eseguire nuovamente dei piegamenti e riporto, quindi scendo e rientro. Quando vi scendete giù, sentite che le ginocchia spingono fuori e tirano l'elastico, trazionano verso l'esterno. Mantengo la mia posizione di piegamento, porto la posizione del petto bene fuori e vado a creare un movimento di apertura e di chiusura, sempre la stessa gamba. Ok. Trasferisco il peso mantenendo il busto al centro, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, mantengo la mia posizione di apertura e qua proprio con le ginocchia che fanno questa sorta di Giacomo Giacomo entrano, escono, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro. Poggia pure le mani sulle ginocchia, chiudi, chiudi, chiudi le gambe e fai un bel respiro. Ritorna qua. Ti prepari ora sull'altro lato. Quindi vai ad aprire, tornare al centro. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro. Chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, mantengo la mia posizione qui e vado ad aprire e chiudere le ginocchia. Ok, chiudo e apro, chiudo e apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, ancora due, chiudo, apro, chiudo, apro, faccio un bel respiro, torno su e chiudo, chiudo, chiudo le gambe. Allora, io non ho messo il tappetino, l'elastico lo lasciamo già così che ci serve pronto. Non ho messo il tappetino, ma se voi avete la necessità, adesso lo prendete, lo appoggiate, ci organizziamo. Se volete prendete un asciugamano per l'appoggio delle ginocchia, una copertina, qualsiasi cosa vi possa servire, dobbiamo andare in quadrupedia. Quindi andiamo ad organizzarci e scendiamo. Voi non potete vedere, il mio gatto è spettacolare. Non vi posso spiegare in che posizione si sta mettendo. Va bene, ora stiamo lì con le ginocchia su qualcosa di morbido, se ne avete la necessità, il vostro elastico in posizione, e andate ad espirare e ad inspirare, facendo il classico movimento del gatto, visto che qua abbiamo gatti. Espirando, inspirando, facciamo partire il movimento dal cuocine fino alla cima della testa, guardiamo il nostro ombelico,
Guardiamo in avanti, aprendo la gola e il petto. Sentiamo le braccia che spingono forte alla terra. Espirando e manteniamo la nostra posizione di attivazione. Possiamo portare anche il peso del corpo da una mano all'altra, facendo questi movimenti di rotazione. E poi ci giriamo anche dalla parte opposta. E tre. Attiviamo bene la colonna, attenti a non avere gobbe. Prendete un attimo qui la mano nella zona lombare. Vedete che ci deve essere una sorta di piccola curva. Attivando questa posizione, portiamo il peso del corpo su un solo lato. Io staccherò la gamba sinistra e qui invece, come fanno i cagnolini, apro lateralmente, quindi apro e mantengo tutto il resto del corpo stabile. Quindi apro e chiudo, apro e chiudo. Questo esercizio di per sé a corpo libero non è che abbia un grande effetto, però con l'elastico sicuramente ci andrà a far lavorare la muscolatura dei glutei in maniera un pochino più importante e anche gli addominali, ok? E la schiena. Attenti a non rovesciarvi, mi apro, chiudo, apro, chiudo, apro, rientro in appoggio, mi vado a scaricare e mi allungo bene. Respirando un po' verso il basso, lascio andare bene il bacino, rilasso anche le braccia e le mani, potete anche fare, quelli che hanno dei problemi ai polsi, potete anche fare dei piccoli movimenti con le braccia e con le mani e poi ritorniamo nella quadrupedia. Ora io lo faccio senza un supporto, mi metto dall'altro lato per farvelo vedere meglio, riorganizziamo la quadrupedia anche delle spalle, del collo, della testa, mi raccomando, perché non incassate, spingetevi contro la terra, quindi attive le braccia e andiamo a sollevare la gamba opposta, sempre con questo movimento aprendo la coscia, aprendo l'anca, ok? Quindi apro e chiudo, apro, chiudo. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, ancora, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo e apro, riappoggio. Vado nuovamente a scaricarmi, riallungo bene bene, respiro e poi srotolo la colonna e mi siedo un attimo. Qua adesso io tolgo l'elastico da qua, ok, lo prendo, lo vado a togliere e mi metto in ginocchio. Vedete che avremmo fatto qualcosa anche per le braccia, quindi io riporto in appoggio un ginocchio alla terra, in questo caso avanzo con la gamba sinistra bene in avanti, ok, giusto perché poi su questo ginocchio c'è tanto carico, e prendo la banda elastica, l'elastico ad anello, lo metto sotto il piede anteriore. Porto il peso del corpo in avanti, ma senza sprofondare. Appoggio il braccio in maniera da mantenere stabili le spalle. Stringo bene con la mano e vado a trazionare l'elastico, spingendo con il gomito dietro. Cerco di mantenere le anche bene in allineamento ed espirando ed inspirando. Quindi tiro, lascio, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, tiro, lascio, tiro, lascio, tiro, lascio, tiro. Ne faccio 8 piccoli piccoli. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Libero la posizione dell'elastico e mi vado a mettere in ginocchio. Ok, riporto il corpo in allungamento. Mi risollevo e adesso vado avanti con l'altra gamba, quindi porto in avanti la gamba opposta, vado a schiacciare la banda, la metto sotto il piede, mantengo il bacino e le anche allineate, appoggio il braccio, lo vado a crollare, no? Non sprofondo con la gobba, quindi apro bene il torace, apro bene il petto, appoggio la mano e tiro dalla parte opposta, quindi espiro con il gomito che spinge indietro, come se volessi colpire qualcuno alle spalle. Quindi espiro, inspiro, non muovete il resto del corpo, state fermi, fermi, si muove solo il braccio, tiro, lascio, tiro, lascio, tiro, ancora per qua, tiro, lascio, ne faccio ancora due, ancora, faccio l'ultimo e poi mantengo i piccoli molleggi, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 e stop. Lascio andare, libero la posizione, ok? E da questa posizione adesso mi metto di fronte a voi, sempre in ginocchio, vi consiglio di mettermi un supporto e di andare ad infilare le braccia all'interno della banda elastica. Ok, ok. Praticamente vi ritrovate con oltre il gomito, ok? Lo si guarda qua, oltre il gomito, affacciate le mani come se fossero in preghiera, qua. Per adesso tenetele così, ok? Poi le separate, le mettete per bene in allineamento e andate ad aprire e a chiudere, aprire e chiudere, cercando di mantenere i palmi delle mani, ruotano di fronte a voi, tornano, ruotano, tornano, allargo i gomiti e richiudo e apro. Se si sposta l'elastico un pochino non importa, vai. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro e poi scendo. Lascio pure uscire fuori. Voilà. E adesso lentamente contratto, ci organizziamo per fare un lavoro di tipo addominale. Vi farò provare diversi livelli di posizione dell'elastico per farvi capire che a seconda di dove andiamo a mettere l'elastico, le tensioni cambiano. Quindi cominciamo prima di tutto ad infilare le gambe dentro, le prepariamo e lo mettiamo sotto il ginocchio, l'incavo del ginocchio. Praticamente risulta quasi sopra il ginocchio. Ci andiamo a sdraiare piano piano, se necessario mettiamo un cuscino, tutto quello che volete per non stressare eccessivamente la vostra cervicale. Vi appoggiate bene alla terra, organizzate l'appoggio delle spalle, il centro, sentite il vuoto della zona lombare, come normale che sia, e mantenendo questa posizione appoggiate bene i piedi alla terra e provate a fare delle piccole aperture. Quindi allarghiate un po' le ginocchia, niente di che. Quindi apro e chiudo, oggi tanto tanto lavoro sulla parte esterna, laterale. Poi, presa questa percezione, vi andiamo a sollevare prima una gamba, poi l'altra e ci sistemiamo con le gambe a 90 gradi. Immaginate di averle appoggiate ad una parete. Andate ad aprire le gambe facendo partire il movimento e la forza dall'anca, ok? Non sono i piedi che devono spingere, ma tutto il movimento del ginocchio e dell'anca. Quindi apro e chiudo, espiro, inspiro. Se sentite troppa tensione alla schiena, poggiate i piedi, oppure andate a farne un paio, vi fermate, vi riposate. Ok, e vado adesso invece a spremere l'elastico e a spostarlo sui polpacci. Rimetto le gambe alla terra, ok? Attivo bene i piedi al suolo, organizzo nuovamente la mia posizione. Sollevo una gamba, non tutte insieme, sollevo l'altra, mantengo il sacro in posizione e vado di nuovo ad aprire e a chiudere. Vi sarete accorti che è più intenso, così, no? Più aumento la leva, più l'esercizio diventa intenso. Guardate di non sollevare troppi i piedi in alto, perché vuol dire che sennò avete le gambe troppo tese. Tenete le gambe piegate a tavolino. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Apro, chiudo, apro, riposatevi un attimo e come rimettete giù le gambe, fate scivolare l'elastico sulle caviglie. Quindi adesso molto più in basso, riportiamo con calma prima una gamba su, si trascina anche l'altra naturalmente in questa posizione, piedi bene al martello, li andiamo ad aprire. Naturalmente qua ancora più intenso, apro e chiudo. Apro e chiudo, soffio, inspiro, apro, chiudo, coraggio, che ce ne sono ancora due, apro, chiudo e l'ultimo, però mi tengo le ginocchia e le porto all'addome e faccio dei movimenti circolari, quindi faccio ruotare e faccio girare anche dalla parte opposta. Risposto l'elastico più su, quindi lo metto nuovamente sotto la linea delle ginocchia e vado in questo caso a sollevare la testa. Quindi io potrei anche avere un asciugamano e aiutarmi con tutto l'asciugamano
oppure metto le mani proprio sul capo, questa è una vostra scelta. Mantenendo così la posizione, quando sollevo il busto, apro le gambe, inspiro, torno, espiro, apro, inspiro, torno, fuori l'aria ed inspiro, quindi allargo le gambe e ritorno, espiro, inspiro, fuori ed inspiro, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro, riporta le ginocchia verso l'addome, sposta la banda elastica sui polpacci, al centro, rifai i movimenti di rotazione delle anche, quindi aiutati nuovamente con le mani e gira anche dalla parte opposta. Riportati con le gambe a 90 gradi, l'opzione è di sollevare il busto, altrimenti lo rifate di nuovo senza sollevare la testa e andiamo di nuovo ad aprire e a chiudere, espirare, inspirare, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, riportiamo le ginocchia all'addome, facciamo un ultimo giro, ok? Quindi rifacciamo i cerchi però, massaggiamo lo spazio sotto, giriamo anche dalla parte opposta e spostiamo l'elastico sulle caviglie. Questo diventerà un pochino più intenso, però vi voglio dare una piccola variazione. Guardate un secondo, andiamo a stendere le gambe verso l'alto, apriamo le gambe, chiudiamo le gambe e le riportiamo verso il basso. Stendo, apro, chiudo, torno giù. Stendo, apro, chiudo, ritorno. Stendo, apro, chiudo e in basso. Stendo, apro, chiudo e giù. Stendo, apro, chiudo e giù. Stendo, apro, chiudo e giù. Mantieni le gambe giù. Porti le mani dietro il capo e vieni su con il busto. Attiva l'ombelico verso il basso e vai a stendere le gambe. E quindi cerca di farlo con le gambe tese adesso, apri e chiudi, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, apri, chiudi. Se non ce la fate piegate le gambe e portatele più giù, eh? Apro, chiudo, fai dei piccoli molleggi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, e riporta le ginocchia all'addome, bravissimi. Olè, adesso con calma andremo a girarci di fianco, quindi potete lasciare l'elastico dov'è o al limite lo mettete un pochino più sui polpacci, ruotate di lato e una volta che siete qua andate a mettere le gambe a boomerang. Cosa significa? Che il vostro corpo è allineato dall'anca fino alla spalla e le gambe sono un pochino più avanti. Partiremo sempre trovando lo spazio dell'anca, ok, e andando con la gamba già sollevata. Se vi serve mettete un cuscino, aiutatevi nell'appoggio, tutte le cose che potete scegliere che vi possono facilitare ancora di più gli appoggi. Spazio dell'anca, spalla rilassata, qui il collo deve essere libero. E manteniamo la gamba bene a martello, il piede spinge oltre, quindi io sollevo la gamba superiore e la riabbasso, quindi sollevo e discendo, salgo e discendo, tanto tanto lavoro per tutti i muscoli laterali oggi, eh? Apro e chiudo, perché domani è un progetto, domani tanto interno coscia, che facciamo, ce ne priviamo? Apro, chiudo, sollevo, torno, sollevo, torno, salgo, torno, salgo, torno, mantengo la mia posizione. Trascino anche la gamba di sotto, allineo le gambe con tutto il resto del corpo e mantenendo la gamba superiore forte e stabile, la gamba di sotto spinge verso la terra, quindi vuole andare giù verso il basso, spinge, l'altra resiste, spingo, torno, spingo, torno, spingo, torno, spingo. Torno verso il basso e ritorno e mantenendo la mia posizione eseguo delle sforbiciate ora. Apro, 1, 2, 3, 4, 5, belle tese le gambe, sforbiciamo e ancora 4, e 3, e 2, e 1 e pieghiamo le gambe, scarichiamo un attimo. Mantenendo l'elastico dov'è? Sulle caviglie, ci giriamo a pancia in giù.
Quindi ci mettiamo in posizione prona. Sempre per le persone delicate a livello di strutture ossee, a livello dei dischi e delle anche, potete sempre mettere un cuscino, un asciugamano, una coperta ripiegata e andare a diciamo sfruttare questo appoggio per non sovraccaricare eccessivamente la schiena. Fate dei movimenti di scioglimento, ok? Appoggiatevi con gli avambracci, tenetevi chiusi, attenti a non andare troppo in avanti con i gomiti, quindi tornate indietro, fate in modo che il ginocchio e il ginocchio, che la spalla e il gomito siano in asse, attivate le braccia e proprio lasciate sprofondare lo sterno, quindi portate il petto verso la terra. Poi spingendo dei gomiti allontanatelo, fate una serie di scarico, di scarichi con i gomiti e cercate di sentire che succede dietro, sotto, le scapole si muovono, si allontanano, si avvicinano. Manteniamo bene l'attivazione, teniamo le gambe belle stese. E poi piano piano lasciamoci andare giù fino ad appoggiare la fronte sulle mani. Però prima guardate cosa faccio. Io vado a spingere in fondo bene la gamba destra, la sinistra, le sollevo entrambi e con la fronte in appoggio vado ad aprire e a chiudere le gambe. Quindi apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro. Chiudo, allargo l'elastico verso l'esterno, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, piccoli molleggi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, mantieni le gambe stese, ok, e porta le mani sotto la linea delle spalle, gomiti stretti, spalle indietro, solleva le mani e mantieni l'apertura, qua. Tieni attenzione, allarga le gambe, solleva le mani, spingi le gambe lontano, lontano e poi piano piano plani alla terra. Appunta i piedi, ruota qua, le spalle, apri il torace, portati indietro e scarica tutto il peso del bacino verso i talloni, allunga le braccia. Lentamente ti riporti in ginocchio. Srotoli la tua posizione e naturalmente ci abbiamo l'altro lato della gamba da fare. Che facciamo? Ce ne dimentichiamo? No, facciamo. Quindi ci rimettiamo sul fianco. Vi ricordo di mettere, come abbiamo fatto prima, le gambe a boomerang, che non sono direttamente perfettamente allineate, ma sono leggermente in avanti. Però i piedi, quindi abbiamo uno spazio tra una gamba e l'altra, sono ben allineati. Spazio dell'anca sotto, l'anca superiore che spinge lontano. Come se il piede di su volesse diventare più lungo. Ci appoggiamo con calma e andiamo a sollevare. Quindi apriamo e chiudiamo. Teniamo i piedi a martello. Quindi apro e chiudo. Salgo e scendo. Soffio, inspiro. Soffio, inspiro. Soffio, inspiro. Soffio, inspiro. Salgo, scendo. Salgo. Naturalmente senza elastico sarebbe molto più leggero, vero? Ok, tutta un'altra dinamica. Quindi su e giù, attenzione, la gamba superiore sale, si stacca quella di sotto, si allineano le gambe, spingono molto lontano, la gamba superiore sta ferma, quella di sotto vuole andare alla terra, quindi spinge giù verso il basso, spinge, torna, spinge, torna, spinge, torna, spinge, torna, spinge, torna, spinge, torna, scendo, salgo, scendo. Salgo, scendo, salgo, scendo, salgo, scendo. Ok, sforbiciamo, vero? E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, ne faccio ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop. Ok, da qui piego. Mi devo, mi faccio un passaggino perché tutta questa zona oggi la stiamo veramente sollecitando tantissimo e poi ci giriamo a pancia in giù, quindi ruotiamo come abbiamo fatto precedentemente, però questa volta io non ho messo la copertina, se volete mettetela, io mi metto in questa posizione qua e vado a mantenere una gamba tesa, ok, e l'altra va a fare dei kick, ok? Quindi 1, 2, 3 e scendo giù. Posso anche mettermi nella posizione della sfinge
e faccio 1, 2, 3 e ritorno con l'altra gamba, 1, 2, 3 e ritorno, l'altra gamba, 1, 2, 3 e ritorno ancora, 1, 2, 3 e ritorno, soffio, soffio, soffio e inspiro, soffio, soffio, soffio e inspiro, soffio, soffio, soffio e inspiro, soffio, soffio, soffio ed inspiro. Ritorno giù, fletto entrambe le gambe, le porto su, ok? E qua appoggio la tempia, guardate verso di me, portate le braccia, intrecciatele dietro, naturalmente il massimo spero sia rimasto sulle caviglie, al limite se ce la fate lo mettete bene bene e andate ad appoggiare le mani una sull'altra all'altezza della zona lombare. Da questa posizione qua, intrecciate le dita se ce la fate o comunque una mano dentro l'altra, andate ad inspirare. Quando inspirate, aprite il torace, allargate l'elastico e mantenete la posizione. E poi rientrate nella posizione in basso. Andate nuovamente a inspirare, ad aprire, a allungare. Espirate, cambiate il lato del viso. Inspirate, vi riallungate, sempre tenendo l'elastico teso. Espiriamo, ritorniamo. Inspirando, ci allunghiamo. Ed espirando, ritorniamo dalla parte opposta, l'ultima volta. Mantenendo la posizione, cerco di portare i palmi delle mani lungo la linea delle cosce, come se mi volessi toccare i piedi, e faccio delle piccole, piccoli molleggi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Scarico i piedi alla terra, porto le mani sotto la linea delle spalle, punto i piedi con calma e aiuto, salgo e scendo. Con il bacino che spinge dietro fuori l'aria. Lentamente srotolo, srotolo, srotolo la colonna e facciamo un ultimo esercizio che è molto importante, che è l'esercizio del ponte. Quindi io porto l'elastico sopra, con l'esercizio che riequilibra tante tensioni, in questo caso, quindi non giù ma sopra il ginocchio. Quindi niente cuscini, niente cose sotto, possibilmente, a meno che non abbiate una grande cifosi. E quindi vi organizzate con l'appoggio bene dei piedi, bacino, prendete la vostra misura, gambe larghe contro il vostro bacino le anche, avvicinate bene i piedi, dovete sentire che il piede partecipa bene al suolo, eh? Le braccia sono lungo i fianchi, iniziamo con un movimento piccolo in pelvic tilt, quindi andiamo a preparare, andiamo con l'ombelico dentro, facciamo dei piccoli movimenti con il bacino e poi, se lasciate per ora le braccia lungo i fianchi, attivate bene l'addome, l'ombelico verso il basso, solleviamo il bacino, spingiamo bene dei piedi, veniamo su con le anche, apriamo le pieghe inguinali, le ginocchia spingono lontano e solleviamo il nostro bacino. Srotoliamo la colonna, riportiamoci lentamente verso il basso, espirando fuori l'aria salgo su, inspirando srotolo la colonna, creiamo come una sorta di onda, ad ogni espiro il nostro bacino sale, ad ogni inspiro scende, e vertebra per vertebra, espirando vado verso l'alto, inspirando scendo, ed ancora, espiro verso l'alto, attenzione a non andare indietro con la testa, ritorno e faccio un'ultima volta, espiro, mantengo la mia posizione su, sento il peso al centro delle scapole, forte il piede sinistro alla terra, sollevo la gamba destra, la porto verso l'alto, ho l'elastico, scendo in basso, salgo in alto, espiro giù, inspiro, salgo. Espiro, tenendo la gamba tesa, espiro, inspiro, espiro, inspiro, forte il gluteo, il bacino stabile, e scendo, e salgo, e scendo, e salgo, e scendo, e salgo, e scendo, vado su, appoggio con calma il piede, trasferisco il carico su entrambe le gambe, mantengo forte quella gamba alla terra e qui vado a sollevare la gamba opposta che porto verso il cielo e continuo con il movimento di elevazione e abbassamento. Espira, inspira, espira, attenti al collo, espira, inspira e scendo e salgo,
scendo e salgo, scendo e salgo, scendo, faccio l'ultima volta, mantengo la posizione in alto, con calma riappoggio anche quel piede e poi srotolando la colonna mi porto verso il basso, porto le ginocchia verso l'addome, sposto l'elastico, lo faccio scivolare sotto la pianta dei piedi. Mantenendo la banda elastica, aiuto le mie gambe in flesso e estensione. Quindi proprio le guido su e le abbasso, le guido su e le abbasso e le tengo in alto, aiutandomi con la cinta, così con l'elastico, le aiuto a ruotare. Soprattutto voglio che il mio bacino ruoti, quindi la parte bassa, il sacro, e gli faccio fare questi movimenti di rotazione. Faccio anche dall'altra parte, qua, 3, 2, e mi fermo e piano piano guido le mie ginocchia verso il basso, tolgo la banda elastica, la appoggio da una parte, mantengo la gamba destra verso di me, rilasso i gomiti e spalle, appoggio il piede sinistro alla terra, striscio completamente la gamba lontano, 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 e mantengo il ginocchio verso il mio addome. Scavalco la gamba di terra e vado in una leggera torsione, senza esasperare, ok? Quindi vado a sentire il gluteo, in questo caso io ho messo il destro, questo levato, e sto scavalcando la gamba. Riporto adesso la posizione di apertura dell'anca. Quindi ho aperto la coscia, la piega inguinale, e ho qua poggiato l'altro piede sull'altro ginocchio. Striscio la gamba di terra, faccio salire, salire, salire la posizione, mantengo le braccia aperte, dondolo nella posizione con la gamba flessa impiegata, un po' a destra, un po' a sinistra. Poi mi fermo al centro e prendo la coscia di terra, oppure anche tutti e due se non ce la faccio, ok? E la vado ad appoggiare questo lima nella figura del 4. Sentirò il gluteo opposto, piriforme, quello della gamba più vicina al corpo, che si attiva in allungamento. Se non ce la faccio così, posso aiutarmi con tutte e due le mani, eh? Ok? Non c'è bisogno che per forza prendiate questa dentro. E poi con calma riaccompagnate il piede a terra, anche l'altro piede a terra, e riportate tutte e due le ginocchia all'addome, separandole, guidatele, fate dei cerchi. Quindi le apro, le chiudo, le apro, le chiudo, e poi giro anche nella direzione opposta. E appoggiamo adesso il piede destro alla terra, mi tengo il sinistro, striscio tutta la gamba destra lontana, lontana, radico bene il tallone a terra, mantengo la posizione e espiro. E poi con dolcezza vado a scavalcare l'altra gamba, cerchiamo di mantenere le spalle a terra, non rovesciarci con tutto il corpo, ok? Anche se non arrivate a terra, l'importante è l'intenzione. Poi con calma apriamo l'anca, quindi cercando di mantenere il bacino allineato, strisciamo la gamba di terra, solleviamo, 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 solleviamo fino a appoggiare bene il piede al suolo. E da qui dondoliamo un po' a destra, un po' a sinistra con tutto il bacino, lasciamo cadere un po' da un lato, un po' dall'altro, ci fermiamo al centro e prendiamo la gamba di terra. La solleviamo e manteniamo la posizione, oppure tutte e due come abbiamo fatto precedentemente. Rilassiamo le spalle, manteniamo il collo lungo, il mento basso, sentiamo la tensione sul gluteo opposto, stiamo nella posizione. Bel respiro e poi andiamo a riaccompagnare il piede alla terra, sciogliamo il movimento e prendiamo tutti e due le ginocchia. Qui le allarghiamo bene, proprio le ginocchia le spingiamo in fuori e portiamo la pianta dei piedi verso il cielo, verso l'alto. Se è possibile, andiamo a prendere i piedi. Se non ci arriviamo, i polpacci, le cosce, il ginocchio, dove fa? Ok, e quindi cercando di tenere le gambe spalancate, andiamo a dondolare sulla schiena, in questo movimento proprio di scarico, del tensionamento della zona lombare, e dondoliamo. Ci culliamo, in questa posizione viene chiamata del bambino felice.
Ok, poi piano piano accompagniamo le gambe tra di loro, le poggiamo, le riaccompagniamo alla terra e ci giriamo. Vi girate verso di me, va bene? Verso lo schermo. Calma, ruotate piano piano, non ci abbiamo fretta. Ci mettiamo in ginocchio. Una volta che siamo qua, ruotiamo le spalle, ci solleviamo, solleviamo anche le braccia e andiamo lateralmente, senza forzature. Scarichiamo la spalla, manteniamo la posizione. Rilassiamo, ruotiamo le spalle, andiamo dalla parte opposta. Incliniamo sull'altro lato. Torniamo al centro, portiamo ancora le spalle. Ok. Qua, abbraccio della testa, come se volessimo andare in spiaggia. Portiamo lo sguardo in alto, sorreggendo il peso del capo. E poi abbassiamo il mento, rilassiamo le braccia. Ci appoggiamo con le mani a terra, puntiamo i piedi, lentamente torniamo indietro, ci aiutiamo con le dita e srotoliamo la colonna, espirando, ci portiamo su e ruotiamo le spalle. One, two and three. Un bel respiro. E ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Nonostante il vento fuori sia stato abbastanza aggressivo e cattivo e freddo, domani dovrebbe far bello, abbiamo fatto la nostra lezione. E qui a casa. Vi aspetto, oggi è una lezione speciale su questo canale. Vi aspetto per le prossime lezioni sul gruppo Movimento e Salute. Se non l'avete fatto ancora, chiedetevi e potervi iscrivere. Vi aspetto in ogni caso. Ciao ciao, alla prossima. Vengo a salutare da vicino.